Se dunque la guerra sembra più vicina, ieri per la prima volta da 11 anni un aereo europeo carico di aiuti umanitari è atterrato a Baghdad. La delegazione italiana ha incontrato anche il vice premier Tareq Aziz. Sentiamo l'inviato Enzo Nucci. L'irlandese Betty Williams, premio Nobel per la pace nel 76, sottolinea così il momento storico allo scalo di Fiumicino. Poco più di 4 ore di volo e atterriamo all'aeroporto Saddam di Baghdad. Era dal 1991 che a Baghdad non atterrava un aereo proveniente dall'Occidente. Dopo 11 anni per la prima volta è stato un volo civile dell'Alitalia a toccare il suolo iracheno per portare aiuti destinati in gran parte ai bambini. 12 tonnellate di medicinali, coperte, scarpe, vestiti, latte e biscotti raccolte da 4 associazioni, tra cui un ponte per Baghdad e i buddisti italiani. Betty Williams, promotrice dell'iniziativa, solidarizza così con l'Iraq, minacciato militarmente dagli Stati Uniti. Lo ribadisce anche al vice premier Tareq Aziz, numero 2 del regime, che ha risposto di buon grado ai giornalisti. A proposito di Berlusconi, Aziz ha affermato che il premier italiano non ha manifestato la volontà di intrattenere rapporti con il governo iracheno, come fecero invece Prodi e D'Alema, ma ha aggiunto: ci auguriamo che cambi idea e non appoggi gli Stati Uniti nella guerra. Il vice di Saddam auspica inoltre che l'Unione Europea faccia sentire la propria voce. Aziz ha poi avvertito gli Stati Uniti: gli iracheni resisteranno fino all'ultimo uomo, combattendo casa per casa. Insomma, conclude ironico Aziz, per gli americani non sarà un picnic.